Una buona giornata, signori, bentrovati dentro la città insieme. Siamo in diretta alle 13:01 fino alle 14:30. La possibilità di chiacchierare con noi e noi insieme a voi, di farvi compagnia mentre, che so, pranzate, fate da mangiare oppure aspettate i bimbi che tornino da scuola. Quello che è, noi siamo qui, canale 14 Telenova. Vi presento gli ospiti. Marco Snato dal Consiglio Comunale per le file del PDL. Ben trovato, Snato, come Buongiorno. Sta? Bene, viene a trovarci, è la prima volta che viene con me il consigliere regionale del PD Fabrizio Sant'Antonio. È un orario impraticabile. A pranzo questo, di solito. Non le piace l'orario? No, di solito pranzo. Fare a quest'ora? Pranzo. Gli altri non mangiano, non ho capito. Sant'Antonio, scusi. Igor Jezzi, consigliere comunale, segretario anche della Lega Nord di Milano, grazie Buongiorno. Di essere qui. Giovanna Capelli torna a trovarci, invece, segretario di Rifondazione per la Lombardia. Benvenuta. Anche a Giovanna Capelli. Signori, il tema del giorno, purtroppo o per fortuna, riguarda ancora la politica, perché le primarie davvero fanno discutere. Nel centro-sinistra ci sono alcuni problemi, nel centro-destra ce ne sono altri. Forse gli unici che hanno trovato la quadra, per quanto possa essere ancora provvisoria, sono gli amici leghisti, no? Voi avete detto Maroni è, Maroni resta. Noi siamo pronti. Siamo pronti, sì, ad andare a votare. Ecco, addirittura, quando si va a votare non si sa. Non si sa. Io credo che sia andato a votare i primi di febbraio, però. Noi siamo pronti. Va bene, c'è un servizio, visto che sono tante cose, se no le devo dire tutte io. Invece l'ha fatto molto meglio ieri Paola Blandi, ha riassunto la giornata di ieri per l'appunto con l'incontro del PD che è finito in un nulla di fatto, un rimando a 48 ore, il servizio politica, via. Entro 48 ore la coalizione di centro-sinistra valuterà le proposte politiche di Ambrosoli e deciderà se convocare le primarie o affidarsi a un'unica candidatura condivisa. In ogni caso, se le primarie si faranno, questo si è capito, saranno addomesticate. Dopo che la metà del popolo di centro-sinistra aveva manifestato la propria contrarietà a un'eventuale candidatura di Ambrosoli senza passare per le primarie, oggi la coalizione di centro-sinistra con i segretari di PD, IDV, SEL e PSI prima conferma la volontà di convocare il 15 dicembre le primarie regionali, poi precisa che si tratterebbe di primarie confermative per l'investitura ufficiale di Umberto Ambrosoli. Infine, dopo una riunione di 2 ore nello studio dell'avvocato stesso, conferma che la decisione non è ancora stata presa. Non contribuisce a far chiarezza l'avvocato stesso, che afferma: apprezzo il confronto, ma bisogna capire i presupposti perché sia il più utile possibile. A destra Albertini autoconsacra la sua candidatura con un video messaggio postato da lui stesso su YouTube, nel quale l'ex sindaco di Milano si smarca dal PDL e dal suo predecessore al Pirellone Roberto Formigoni, evidenziando invece i suoi propositi di buona amministrazione e strizzando l'occhio ai moderati. Unica la posizione della Lega, che conferma di voler correre da sola con il suo candidato Roberto Maroni, investito oggi ufficialmente. Il segretario federale assicura l'impegno di costruire intorno alla sua figura un'ampia coalizione politica e il sostegno di liste civiche rappresentative del tessuto sociale ed economico della Lombardia. Intanto da Roma la ministra Cancellieri annuncia che nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà decisa la data delle elezioni regionali di Lombardia, Lazio e Molise. Avete visto quanta roba, ci avete fatto discutere per settimane, adesso arriviamo al dunque e lo spostate là di 48 ore. Sant'Antonio, perché? Perché non siete paghi di questa posizione? Cos'è che non vi soddisfa? Che c'è? Siete irrequieti? No, sulla vicenda. Ieri non si è chiusa la direzione del partito perché il segretario non è stato bene, ha avuto un leggero malore, quindi si è chiusa anticipatamente. La riaggiorniamo questa sera, siamo riconvocati per questa sera per ridefinire un po' questo percorso. No, mi sembra che si stia discutendo su questioni che mi sembrano di lana caprina in generale, ma lo dico anche per il mio partito, insomma. Sì, io penso, il Partito Democratico. Partito Democratico, lo dico, sì, mica sì, che uno pensa. Sì, sì. Nel senso che io penso che finirà così, che le primarie alla fine si faranno come è stato determinato da una rappresentazione peraltro della segreteria regionale insieme alle altre segreterie. Sì. Che ci sia una volontà di ridefinire
i modi con i quali queste primarie possono svolgersi, ovvero che ci sia una presenza nel comitato di base anche della presenza civica che Ambrosoli in questo caso vuole rappresentare, può essere, ma sul fatto che comunque, perché questo è un elemento connotativo del Partito Democratico e poi per il fatto che poi appunto siamo in una campagna di primarie per il nazionale, rende ancora più urgente la necessità di dare una legittimazione al nostro candidato attraverso un ricorso agli elettori. Lo dico, cioè, anche noi perché le abbiamo definite, poi sì, veda se le piace la definizione, delle primarie un po' finte quelle di Ambrosoli nel nostro secondo titolo, nel senso che sembrano essere fatte come consultazione, per l'appunto, di appoggio al partito, ma ci domandiamo se siano un po' finte, nel senso che fanno arrabbiare gli altri. Agenzie di questa mattina, Cremonesi, SEL, dice le primarie sono dei cittadini e quindi non va tolta questa possibilità ai cittadini. La Kusterman parla ad Ambrosoli, Kusterman altrettanto candidata, e dice siamo schierati per le primarie, e poi aveva già anticipato lo faccio anche per le 3.500 persone che mi hanno supportato e così via. C'è una ratio in questo che dicono, cioè allora se vogliamo fare primarie, questa è la logica, quelle inventate ad hoc per questa situazione un po' bizzarra sembrano un po' finte, che ne pensi? Penso che si stia perdendo tempo in un dibattito che non so dove porta. Prima cosa, contesto un po' il tavolo che è andato a parlare ad Ambrosio, perché... Allora, se si parte dal fatto di quelli che sono in consiglio regionale... Ma voi vanno chiamato, vanno detto... No, no, appunto. Allora ecco, non si capisce cosa ci sta a fare lì il Partito Socialista Italiano, che noi non siamo in consiglio regionale. Cioè dici perché Biscardini sì e Capelli no? E perché noi no? Anche perché noi governiamo insieme al centro-sinistra nel praticamente un terzo dei comuni italiani, no? E quindi, a mio parere, c'è... anche se non è mai stata detta, perché non si dice, una pregiudiziale nei nostri confronti. Ma lei l'ha chiamato Ambrosoli o insomma il vostro partito? No, aspetti un momento, sto parlando sto parlando del tavolo dei partiti. Quindi no, poi penso anche, non sono un entusiasta delle primarie, però ci sono primarie e primarie. Mi sembra che, dato che addirittura il segretario del PD Martina le aveva lanciate 3 mesi fa, come primarie per quindi confronto dei territori, una volta che si lancia una parola d'ordine, se poi non si, diciamo così, la si nega, è una specie di boomerang. Poi secondo me c'è anche una volontà fare queste primarie. C'è un candidato che oggi noi abbiamo dichiarato ufficialmente di sostenere, che è Andrea Di Stefano, che è appunto è un po' che il giornalista che ha detto io vado avanti, che è un po' il rappresentante di quella sinistra che vuole essere rappresentata, ma che vuole dialogare nel centro-sinistra e col centro-sinistra, ma con un programma particolarmente formato, particolarmente legato ai movimenti. E quindi quale occasione migliore delle primarie per fare in modo che i programmi si confrontano? Se c'è una diversità, che queste primarie sono più che confronto di persone, confronto di programmi. Su tutto poi c'è un'altra candidatura, adesso ve la racconto. Questa confusione che poi sta in capo al centro-sinistra, lo abbiamo detto, non l'ha nascosto neanche Sant'Antonio, però in realtà confonde un po' le acque anche per gli elettori che poi insomma non vogliono perdere il contatto con la politica, quindi credo faccia un po' male a tutti, o sbaglio? Beh, io ovviamente non mi permetto di giudicare e di fare osservazioni in casa da altri, prima di tutto perché non è elegante, poi perché ovviamente prima si guarda in casa propria e poi dopo... No, ma anche perché voi avete le vostre, perché non peraltro, è semplice. Dire, quello stavo appunto sostenendo. Io riconosco che sono tutti comunque candidati assolutamente importanti, anche quelli di centro-sinistra, e questo credo faccia invece bene alla politica. Fa male agli elettori, confonde gli elettori? Non lo so. È chiaro che qui si sta passando, anche in modo forse traumatico, da una politica che... prima nella prima repubblica decideva, e questo non era male, all'interno delle assemblee di partito, nei congressi e nelle direzioni dei partiti che erano democraticamente elette, si andava a individuare candidati e strutture di partito. Poi nella seconda repubblica forse un po' frettolosamente si è arrivati a una situazione
un po' meno allargata la base, dove decidevano dei vertici più o meno rappresentativi del partito. Adesso si sta capendo questa crisi della politica come deve essere anche rappresentata nella scelta dei candidati e nei leader dei partiti stessi. Sì. Io immagino che però le primarie, per esempio, sono una cosa positiva. Noi ne abbiamo, abbiamo intrapreso il ritardo. No, cioè, noi le stiamo facendo, siamo partiti in ritardo sicuramente. Evidentemente il nostro partito aveva una leadership fino a qualche mese fa molto forte, quindi evidentemente era difficile immaginare delle primarie. Adesso io dico anche, per certi aspetti, per fortuna, si è creata una situazione un po' più aperta e si può pensare a queste primarie. Per adesso sono state indette a livello nazionale, io auspicherei che le facessimo allargate a una coalizione più ampia anche a livello regionale, ma comunque ci sono delle candidature importanti in quello che è considerato il centrodestra, insomma, in questo momento. Noi abbiamo insomma un po' riflettiamo su queste che possibilmente potrebbero essere identificate come primarie finte se fossero confermative, che è un po' la cosa che avete fatto anche voi della Lega con quella gazzebata cosiddetta dove non c'erano dei nomi, c'era chi vorresti alla guida, i nomi che si facevano erano quelli perché c'era Maroni e Salvini e punto, e in effetti poi è stato confermato Maroni. Altrettanto è stata, come dire, un avvicinamento a una roba ad altri, a primarie che se fatte bene non sono forse nelle une né nelle altre? Noi abbiamo ascoltato la nostra gente, tutto qua, non c'è stata una battaglia tra candidati, nessuno si è impegnato in una campagna elettorale per le primarie, abbiamo ascoltato la nostra gente ha scelto Maroni, dopodiché ieri il Consiglio federale l'ha sostanzialmente ratificata, perché ovviamente... però non c'erano altri candidati, nessuno ha detto, Salvini gli si chiedeva nessuno. Chi è la persona giusta, Maroni, allora... Maroni ha detto che la persona giusta era Salvini, quindi, Maroni ha votato per Salvini, quindi come vedi, tra di noi... Albertini e Ambrosoli che si sono fatti tra di noi c'è un buon clima. ma io guardo, cioè, vista anche la nostra esperienza di unità, di compattezza, guardo con, come dire, con solidale simpatia quello che sta succedendo nel PD, perché prima litigavano quando dovevano trovare un candidato, non riuscivano a mettersi d'accordo, c'era Civati, c'era Pizzul, cioè, vari nominativi come Martina, non riuscivano a trovare un accordo. Adesso che pare che abbiano trovato un candidato, non riescono a mettersi d'accordo sulle modalità con cui, come dire, ratificarlo, sostenerlo, appoggiarlo. Non so se... Io credo che la difficoltà sia nel fatto che sono arrivati un po' in ritardo, Ambrosoli, che è una persona assolutamente stimabile e rispettabile, però credo sia poco conosciuto tra i cittadini, e questo porta alle difficoltà che ha lo stesso Ambrosoli nell'accettare prima. Però l'hanno scelto loro, cioè l'hanno corteggiato in modo importante, due volte, perché prima ha detto di no, poi ha detto di forse. Vorrei ristabilire un po' anche i valori che ci sono in campo. Cioè noi, il Partito Democratico ha fatto questa scelta non per debolezza, ma per una scelta coraggiosa di aprirsi ad altre forze, a SEL, ai IDV, alle forze civiche del territorio e della regione Lombardia. Non per debolezza di proprie candidature, ma perché c'è la volontà di allargare con forza espansiva la propria disponibilità. E ci siamo messi in discussione con le primarie. A un certo punto entra un soggetto civico con forza, con sostegno, con anche dietro, come dire, attenzioni del Partito Democratico. Mi sembra giusto modificare, come dire, la linea di partenza dentro la quale si parte per fare le primarie, perché a differenza della Lega, che faceva un ragionamento, come hai detto tu, in casa propria rispetto ai propri votanti, noi ci apriamo a una, come dire, pluralità di soggetti di diversi partiti di civicità. Questa cosa qua oggi è in atto, andiamo a lavorare per costruire questo percorso di primariato che potrebbe essere confermativo qualora il candidato fosse unico, ma visto anche le agenzie che leggevi prima, Kusterman e altri interlocutori, certo, saranno delle primarie non confermative, ma di primarie di concorrenza, perché parola è questa. Rispondo al telefono, l'invito è sempre lo stesso, il numero sta qui, sovraimpressione, fisso, voi chiamate, il nostro centralino vi richiama, quindi è chiamata gratuita, parliamo insieme. Pronto? Buongiorno Fumagalli. Buongiorno, chi sono parla? Giampiero da Piacenza. Piero da Piacenza, come sta? Giampiero, come sta? Detto da povero agricolo ignorante, da povero agricolo ignorante, se fossi io in questa gente qua, se fossi io, sì, mi occuperei di risolvere il rabelot, come dicono in Lombardia, che si è venuto a creare
a livello di Stato, a livello di condizione pubblica. Io mi preoccuperei di riunire il più possibile cittadini, andare il più possibile contro chi prende certe decisioni e fargliele cambiare. Perché se non succede questo, voi potete fare tutte le primarie, tutte le secondarie che volete, ma non me ne frega, di voi non gliene frega niente nessuno, perché voi per noi siete inesistenti. Sì, Giampiero, ma Giampiero, mi perdoni. Giampiero, non faccia l'errore. È gente che non esiste. Non esiste, vuole mantenere la sella per godersi il cavallo, ma poi per il resto non ha nessuna valenza. Sì, al di là dell'offesa e della voglia di togliersi dei sassolini dalle scarpe, però poi qualcuno va a governare. Se l'elettorato, che è lei, che sono io e che sono loro che stanno qua, non riflette su quello che si va a fare, poi governerà uno che ci lamenteremo in questo ecco, vedi, è brutto quelli e cattivo. Quelli che stanno governando tuttora, quelli che stanno governando tuttora, sì, devono opporsi, perché chi sta governando tuttora è anche il PDL e il PD. Perché il PDL e il PD non si oppone a certe iniziative che vengono prese a livello nazionale, o per meglio dire a livello europeo, perché poi alla fine va bene. Che tirano le fila sono loro. Quindi voi finché avete questi poteri siete inesistenti. Va bene, grazie Giampiero. Signori, breve interruzione pubblicitaria, poi vi faccio sentire cosa ci ha detto ieri Piero Bassetti, il primo presidente della Regione Lombardia, che ha espresso il suo appoggio per Ambrosoli e ci ha spiegato perché tra poco. Adesso vediamo Piero Bassetti, ma per aggiungere carne a questo fuoco incredibilmente confuso che anticipa il voto delle primarie o piuttosto il voto lombardo in generale, c'è un'altra candidatura che quasi ci dimenticavamo. Guarda qui sul nostro tablet, Civati, suo collega di Consiglio regionale, tira la bomba e dice: voglio prendere il posto di Bersani, mi candido alla segreteria nazionale del PD. E la giustificazione, non richiesta peraltro, però c'è, è questa: punto al partito anche se non è di moda, la scelta anche in polemica sulle primarie lombarde che rischiano di sfumare. Cioè dice, siccome qua sfumano io punto alla torta più grossa. Vabbè, ha una sua se qua sfumano ragionevolezza, non la comprendo, ma no, lui presumo che adesso non voglio fare l'esegesi del pensiero di Civati, per l'amor di Dio, però lì il ragionamento è: qua per evitare che un passo indietro possibile, potenziale, quello che si paventava prima della vostra introduzione, possa venire anche in altre parti, io vado a fare la candidatura, mi candido a segretario del partito, che peraltro verrà messa in palio dopo le elezioni nazionali, per, come dire, far diventare quel sistema, quella modalità di elezione. Senta, un elemento... Ma ieri lei l'ha visto il confronto dei cinque che si candidano alle primarie nazionali, che ha fatto un sacco di ascolti, no? No. È andato su Cielo. No. No, non l'ha visto. Perché? Non gliene fregava niente. No, ero fuori a cena con un amico. Però è stato bello, no? Voi stato... l'avete visto? No, una roba io, sezione, una anzi, sezione che ruba spazio all'americana come sogna Alfano proprio il PDL, perché erano più americani loro di voi. Io non è che sia un grande fan delle tradizioni americane. No, però Alfano adesso sembra sarà il dopo elezioni e tutto. Io credo preso, che sia stata una cosa dice che vuole fare le robe. Al di là degli americani, io non l'ho visto perché ero fuori anch'io per i miei impegni personali. Credo sia stata una cosa positiva per tutto quello che aiuta ad aprire la politica agli elettori, ai simpatizzanti, agli iscritti, a quello che è, e aiuta. Poi non so se è il modo migliore. Io adesso ho sentito qualche commento alla radio stamattina, mi è sembrato di capire che per esempio Vendola, e non faccio fatica a capirlo, ho visto il suo eloquio, ha detto: io ho fatto un po' fatica a esprimere i miei concetti in tempi così ridotti. Probabilmente però è anche un aiuto per la gente a casa, che magari invece di sentire un discorso di un'ora e un quarto, in un minuto e mezzo si fa un'idea. Beh, sono poi dopo non so se è questo per molto c'era un modo anche per dare attenzione a un evento particolare, ma non è che risolve i problemi sì o no. Di Rifondazione non ha neanche parlato, se ha visto. Però l'UDC per esempio è stata dibattuta, prego, lei l'ha visto? Sì, no, perché il grande mistero di questa
queste le... Io non ho visto queste primarie, ma non per principio, perché anch'io ero impegnato in una riunione. Sai che non vi credo a nessuno che ha detto, secondo me avete anche registrato, però è una roba mia, prego. No, non ci credo, però... Ho le prove che ero in una sezione a fare... Ho le prove che ero in una sezione a fare un incontro pubblico. Io avevo il mio congresso... Io non ci credo lo stesso, è che dovete fare, ammazzatemi, prego. Io penso che le persone non sanno che qualsiasi governo andrà al potere dopo le elezioni dovrà per forza tener conto di quello che ha fatto il governo Monti, cioè ha accettato il fiscal compact e ha accettato determinati vincoli europei. Qualsiasi governo di centrodestra o di centrosinistra dovrà fare quelle cose, cioè chiaro, 47 chiaro. Miliardi all'anno tolti al nostro bilancio. È per questo che è inutile fare quel dibattito lì, perché nessuna di quelle cose promesse possono essere attuate. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta una cosa. Allora, premesso che Ambrosoni è una persona degnissima, sì. Però soprattutto nella base nessuno conosce nel senso politico, cioè non si sa quali sono i programmi, le sue idee, così, no? E che nel PD e nella sinistra vi sono delle persone degnissime che potrebbero diventare presidenti, no? Mi viene un dubbio semplicissimo, no? Cioè, se Ambrosoni ottiene risultati positivi e così, è un successo della sinistra. Se non ottiene nessun risultato o risultati negativi, è una sua cosa personale, perché tanto non fa parte di nessun partito. Lei dice o di riffa o di raffa cascano in piedi, è una buona analisi. Grazie, non sono grazie. Scemi, eh? No, ma è una sua analisi, non è male, prego. Due considerazioni, come si chiamava il telespettatore? Non gliel'abbiamo chiesto. Le abbiamo chiesto. No, la prima considerazione è questa. L'elemento delle primarie non è solo un elemento formale, in questo caso in particolare con la candidatura di Ambrosoli, che io personalmente lo conosco perché ho letto il libro della storia del papà, ma pochi conoscono, diventa un elemento indispensabile per, come dire, aprirsi, come è stato fatto ieri sera, nelle relazioni con i cittadini, con gli elettori. E quindi sia le primarie con forza, sia le primarie soprattutto per Ambrosoli in questo caso. La seconda considerazione, in riferimento a quanto diceva l'ascoltatore, che però io non condivido, è questo ragionamento di dire vabbè, comunque cade, vada, si piedi, cade in piedi. No, io penso che, visto anche le condizioni elettorali nelle quali andiamo a confrontarci per la prossima tornata di Regione Lombardia, il centro-sinistra è in vantaggio in tutti i sondaggi, significativamente in vantaggio, quindi oggi noi mettiamo a disposizione alla cosiddetta civicità una disponibilità coraggiosa e generosa. E quindi in questo caso per noi, così come è stato fatto su Milano in altri termini, mettere a disposizione la carica di Presidente di Regione Lombardia, ricordo solamente che cosa amministra, solamente di bilancio, sono 24 miliardi di bilancio che amministriamo per tutte le attività di sistema sanitario, trasporti eccetera di Regione Lombardia, non mettiamo in palio una cosa banale, però su questo, come dire, pensare a un ragionamento di convenienza fatto dal Partito Democratico, io mi andrei a un'interpretazione contraria ed opposta. C'è una intervista importante, come vi ho anticipato, quella a Piero Bassetti, che ieri ha realizzato Paolo Blandi e che è stato appunto il primo presidente della Regione Lombardia, ha annunciato il suo appoggio ad Ambrosoli. Le ragioni di questa vicinanza politica ce le spiega in questo servizio. Via. Piero Bassetti, democristiano, sposato e padre di 5 figli, è stato il primo presidente della Regione Lombardia tra il 1970 e il 74. Sin dall'inizio è un forte sostenitore della candidatura di Umberto Ambrosoli alla presidenza di Palazzo Lombardia. A lui abbiamo chiesto il perché di questa scelta, che punta su un candidato pressoché sconosciuto all'elettorato lombardo. Allora, in questo momento la gente vuole un candidato al di sopra dei partiti. Ambrosoli lo è. Ecco, questa è la ragione. Se poi uno mi dice, ma è poco conosciuto, dico, sì, certo, perché i politicanti professionali si sono resi noti per delle attitudini che la gente non approva. Per esempio l'ultimo che è un pescato con la 'Ndrangheta. Si va verso le primarie del centro-sinistra. Secondo lei sono essenziali o se ne può fare a meno dopo aver individuato un personaggio gradito a tutta la coalizione? Secondo me si poteva trovare un candidato in modo differente, tanto è vero che l'abbiamo trovato.
perché in fondo tutti sono abbastanza convinti che Ambrosoli sia al di sopra della mischia. Però si è detto facciamo le primarie e la gente pensa che le primarie diano una legittimazione democratica in più, ma gli sfugge che con un sistema elettorale come quello della regione in realtà ne hanno una di meno, perché invece di essere nominati dal popolo, indicati dal popolo, sono indicati dai partiti. Ambrosoli può battere anche Albertini? Secondo me è l'unico che può battere Albertini, ma adesso poi con problema anche di Albertini, secondo me il vero rischio è che Maroni con l'appoggio di quello che resta del PDL, magari sottraendo voti anche a Ghirillini, possa essere un candidato molto forte. L'analisi di Bassetti, ora ne discutiamo, prima prendo la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Lella da Milano. Lella da Milano, dica. Allora, senta, a parte il fatto che io la penso come Bassetti su tutto quello che ha detto, poi volevo parlare col signore della Lega. Ecco, senta, io volevo dire una cosa. Io diciamo che ho quasi, non dico sempre, però qualche volta ho votato per la Lega. Mi piacerebbe votare per Maroni. La mia paura, sapete qual è, voi leghisti? Che dopo vi alleate ancora col PDL. Perché a me quello che mi suona molto strano, questo la penso io, che voi avete fatto tanto macello in Regione Lombardia per l'Andrangheta, e mi sta bene, però quello che mi risulta strano, che però giù a Roma avete salvato Cosentino, che è un camorrista, e avete salvato Milanese, cioè non mi sembra di essere un po' contraddittori su questo? La risposta è un secco no. Non siamo affatto contraddittori, perché a parte che Cosentino, che è un camorrista, non lo decide la signora, ma ci sarà un processo che andrà avanti, perché ricordiamo le autorizzazioni, quello che si è discusso a Roma non è che impediva il processo va avanti, era sull'arresto. Era solo processo l'arresto va, e non... Quindi i magistrati continuano a fare il loro lavoro, che fanno di solito bene, quindi lo faranno e vedremo se Cosentino è o meno un mafioso. Il governo precedente, quello che aveva come ministro dell'interno, Maroni, che ha fatto dell'antimafia una vera e propria battaglia, fatta tra l'altro con fatti concreti e non a chiacchiere, quindi non vedo incoerenza. No, però in tempo di alleanze ricercate o presunte, la signora che dice io voterei Lega se non si affilia di nuovo con il PDL. Anche io ho dei dubbi sul PDL, però non è che siano, voglio dire, il male... No? Il male assoluto. Cioè, io vorrei ricordare alla gente, però, che forse a volte se ne dimentica, che possono anche avere dei dubbi su Formigoni da un punto di vista della legalità, di quello che ha fatto, però ricordo sempre che l'avversario di Formigoni ai tempi proposto dal centro-sinistra era Penati, sì. Quindi sicuramente con Penati saremmo cascati, allora, saremmo cascati peggio. Presentati non con Penati. Tant'è vero che non abbiamo preso il cuore per entrare, quindi sono entrati perché erano in coalizione forze che avevano l'1,3% e hanno i consiglieri lì, no? Noi invece che avevamo il 2,9% non siamo entrati. Una scelta di indipendenza, no, era una scelta critica, no, era una scelta non di indipendenza, era una scelta critica rispetto a Penati, non era una scelta, uno non, cioè un partito allora, politico non è che fa le scelte. Allora facciamo la pubblicità, pazze. Voglio riflettere con voi su quello che ha detto Bassetti, perché ha parlato appunto di qual è il candidato secondo lui più adatto in questo momento, dice meglio uno che sia fuori dal mazzo della politica, questo è un valore aggiunto o no? A mio avviso no, adesso ragioniamo su questo, tra poco. Perché ho detto quanto ho detto? Perché partire dall'idea che ce ne voglia uno che sta fuori dalla politica in questo momento e che quindi venga preso e messo nell'agone politico, dà l'idea, cioè mette come presupposto che la politica sia marcia infettiva e cancerogena a prescindere. Quindi ne prende uno da fuori e ci vorrà un po' ora che si ammali. È sbagliato. Perché butta via un concetto, cioè quello che la politica possa anche essere buona. E invece adesso vale l'idea che ne prendo uno che fa il pilota di automobili, allora certamente è bravo. Ma dove sta scritto? Ma perché? Pronto, chi c'è in linea? Sì, pronto. Che ne pensa lei? Come si chiama? Io mi chiamo Michele. Michele? Sì. Sì, dica. Senta, Michele. Intanto grazie, buongiorno a lei e tutti i suoi ospiti. Le volevo dire una cosa, io sono un vecchio
politico, per dire, non di anni ma la mastico da un po' di anni come attivista di partito, di un partito, e sono rimasto fedele a questo partito. Sì. Io dico, è una provocazione che faccio al signore che vedo della Lega, sì, che non ero da poco in consiglio comunale. Sì. Con che coraggio vengono a strumentalizzare il nome della politica? Perché loro 20 anni fa sono venuti fuori, come è venuto fuori Grillo adesso, come anche l'Italia dei Valori, adesso dicevano magna magna agli altri, e adesso loro sono quelli che magnavano, gli altri a fare la posta dopo 20 anni più di loro. Loro volevano fare fuori i partiti tipo PC, DC, PSI, parlo di Grazie, eccetera, eccetera. Oggi sono loro che hanno dato... Quindi non le piace la Lega Nord, sta dicendo questo. No. Mi perdoni. A me piace di... No. Sono un antileghista e un anti Di Pietro. Questo non c'è dubbio. Ma perché che... sono... Sì. No. Sì, ma lei il voto lo deve mettere pro qualcuno, non c'è la crocetta contro qualcuno. C'è la crocetta. No, io sono un socialista. Ah, va bene. Ecco perché ce l'ha con noi, non l'avevo capito, ecco perché ce l'ha con noi. Mi perdoni, mi lascia adesso. Mi lascia finire. Sì, finisca, rapido, dai. Avete già finito da mo'. Mi lascia finire. Sì. Io seguo la TV tutti i giorni, non vedo e non sento un programma della Lega Nord o di Tipperesso o di Maroni. Questo è chiaro. L'unica persona che ha le primarie, con tutto rispetto, sia alla sinistra e chi rappresenta o chi vuole rappresentare la regione Lombardia, l'unica persona che ha presentato un programma, io credo che sia Roberto Biscardini. Oh, è il suo candidato, l'abbiamo capito. Lei ha fatto lo spot a Biscardini. Io invito, e lo faccio tutti i giorni, a non farci gli spot elettorali, perché lo fanno per la Lega, lo fanno contro la Lega, lo fanno per il PD. Dite qualcosa che aiuti a chiacchierare. Lo spot elettorale lo fanno i signori che stanno qua, che rappresentano un partito, noi li cambiamo tutti i giorni, non è necessario. No, però, ecco, io prendo un aspetto. La seconda volta che lo invito nessuno, invito Biscardini che è stato qui e ha detto quello che doveva. Posto che Roberto Biscardini è un'ottima persona, gli auguro tutta la fortuna, però non credo che appunto aggiunga molto la telefonata del signore da casa, se non il fatto che lui richiama una tradizione che a Milano è importante e che credo che sia all'interno anche di questo dibattito che c'è tra i vari candidati, cioè quella del riformismo, lui socialista in questo caso, del riformismo che a Milano è sempre stato storicamente negli ultimi 100 anni un dato importante e che anche in questa esasperata ricerca della candidatura così detta civica si ritrova. Allora io credo che però sarebbe più intelligente anche da parte degli stessi candidati che si propongono in funzione di questo riformismo produttivo lombardo, usiamo questo termine, cercarlo di anche all'interno dei partiti. Cioè io non credo che sia producente per nessuno prendere delle distanze esasperate dalle forze politiche, perché le forze politiche possono avere sbagliato, possono avere avuto al loro interno, come è successo, delle persone che hanno sbagliato. Ma la politica, se non si fa con i partiti, si fa con altre realtà che possono essere gruppi imprenditoriali, editoriali, economici, finanziari, che forse sono molto meno democratici dei partiti. Quindi io direi alle persone che anche da casa, e in questo momento giustamente con la frustrazione che c'è, si scagliano contro i partiti, gli inviterei, invece di scagliarsi contro i partiti, di partecipare nei partiti, quelli che ritengono ovviamente loro più vicini, in modo, e le primarie per esempio in questo senso possono essere un partito. Certo, sarebbe una goccia nel mare, ma meglio che la rabbia, tanto per essere arrabbiati. Prendo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Saluto a tutti, sono Francesco da Pavia. Francesco, mi fa un altro spot elettorale anche lei? No, io dico solo che Ambrosoli se perde... Che prima di tutto uno si deve mettere lì, per me il mio pensiero è i programmi. Io devo vedere i 4 o 5 persone del PD con i programmi in mano, non le primarie, che le primarie se dopo un partito ti mette lì Ambrosoli e dopo Bassetti mi dice che lui è fuori dalla politica, ha 80 rotti anni, ma non è fuori dalla politica, è presidente di qualcosa. Sì. Abbiamo il capo dello Stato che ha 90 anni, auguro a lui tanta vita.
Ho i programmi della gente. La gente deve sapere a cosa farà Ambrosoli. Beh, arriverà anche quel momento, mi auguro, no? Ha ragione. Per me sono i programmi di, una, di un partito. Ma quel signore lì che ha detto che la Lega ha detto così, teniamo il 75% delle tasse sulla Lombardia. Fa parte di un programma. Il programma del PD o il programma del PDL, non l'ho ancora visto io, ma i programmi bisogna fare, non le primarie. Ho io capito. Mi metto lì Ambrosoli perché fa le caramelle buone e bisogna votare quello? Va bene, tanto... Beh, no, no, ma è chiaro, è chiaro. Io credo i programmi arriveranno, però dice come faccio a scegliere o a farmi andare bene l'uno o l'altro se non ho il programma. Vado a capelli poi vengo qua. Penso che questo... che ha telefonato ha detto delle cose secondo me condivisibili, perché la centralità di chi vuole governare la Lombardia e affronta una sfida così difficile, perché io non sono tanto tranquilla del fatto che il centro-sinistra con o senza di noi vince. Ah, ecco, Bassetti ecco, è presidente ecco. della Fondazione Giannino che... Bassetti. Però, ecco, no, i programmi sono importanti. È una roba sua. E Ambrosoli deve dire, insieme agli altri con cui si confronta, che cosa vuol fare in Lombardia e dare soprattutto un giudizio di che cos'è adesso la Lombardia. Io penso che sia una regione in grande declino. Se un altro dice che è governata benissimo e che c'è qualche cosa da fare, quindi è cioè bisogna partire dalla situazione attuale, che secondo me è molto dalla grave. Dalla fotografia. Che è grave e richiederebbe una maggiore attenzione. No, vabbè, il telespettatore... in maniera molto diretta, pone la questione di che cosa si pensa di fare nella prossima gestione amministrativa e politica di Regione Lombardia. Le primarie servono per questo, servono per fare conoscere il candidato e per far conoscere le idee su cui dovrebbe marciare la gestione del candidato, che saranno in questo caso, se Ambrosoli accetterà di concorrere alle primarie come sembra e se sarà il candidato del centro-sinistra, saranno in grossa parte le idee che il PD sulla sanità, sul sistema della progressività dei ticket che vengono messi sulle spese farmaceutiche e sulle prestazioni sanitarie, sul sistema dei trasporti che abbiamo criticato nel corso di questi anni, troppo incentrato sul tema dell'infrastrutturazione su asfalto e poco sul sistema della mobilità fatta su ferro, più, come dire, adeguata a quella che è una civiltà. Insomma, su queste cose c'è già un lavoro fatto. Cioè, Ambrosoli non è che può dire andare contro all'opposizione che avete fatto per 17 anni. Però il valore delle primarie è questo. Colori, cioè, quindi non è, non, c'è, come dire, non è una questione modaiola, non è una questione, come dire, di voler fare qualcosa in più. È un elemento necessario per venire contro, come dicevo Snati prima. Cioè tu la partecipazione in qualche modo non puoi evocarla se non costruisci i momenti nei quali questa partecipazione riesce ad esercitarla. Sì, perché sappiamo tutto, sì. Quando vai in una sezione di partito è complesso arrivarci. È più facile se il partito entra nella comunità. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, senta, sono la signora Barbetta. Com'è che si chiama? Barbetta? Barbetta. Barbetta. Sì, dica. Io vorrei dirle una cosa solo al signore della Lega. Come mai vogliono approfittarsene delle tre regioni che hanno soldi e si dimenticano delle altre regioni? Basta. Che vuol dire, signore? Che la Lega Nord sta al nord. Vorrei dire che la Lega Nord cerca di... vuole impossessarsi delle regioni con i soldi. Ah. Mentre invece quelli senza soldi non le vogliono. E in più dicono Roma ladrona. Ah, li ha scoperti. Da dove chiama, signora? Niente, è caduto. Ma a me sembra il contrario, che siano altri che si impossessano quotidianamente dei nostri soldi. Ma che vorrei ricordare, la nostra proposta, la nostra proposta di tenere il 75% qui dove vengono prodotti deriva dal fatto che ogni lombardo paga 100 euro di tasse, ma di quelle 100 euro solo 35 rimangono da casa nostra. Gli altri 65 non si sa dove vanno, perché teoricamente dovrebbero andare ad aiutare il sud, questa è la motivazione, ma non mi sembra che in questi, anni abbiano di centralismo, abbiano prodotto la crescita e lo sviluppo del centro-sud, quindi vanno sprecati. Noi diciamo, invece di tenerci solo il 35% di ciò che paghiamo in tasse, teniamoci il 75%.
sembra a fronte, neanche a fronte tutto, di neanche una richiesta tutto. Che viene da anni, cioè voi nel frattempo avete vinto elezioni, siete stati a Roma, sì. eccetera. Evidentemente o non questo Stato non è pronto o voi non siete stati in grado di attuare quello che dovete fare. Io ricordo sempre che col PDL noi in vent'anni si cambiano i confini di un continente. Sì, non è sempre così. Noi la riforma l'abbiamo fatta due volte, perché col PDL abbiamo sia cambiato una volta la Costituzione, sia fatto il federalismo fiscale. La Costituzione è stata bocciata con un referendum, il federalismo fiscale è stato bloccato da Mario Monti. Noi ci riproviamo, cosa dobbiamo fare? Ci riproviamo partendo dalle regioni questa pubblicità volta. Adesso poi andiamo in casa leghista e PDL, scopriremo che cosa ha detto Berlusconi, e ci sono dei sondaggi allarmanti per i partiti fino ad oggi conosciuti, e cosa succederà in Lombardia tra poco. Ma voi avete visto i sondaggi che vogliono che in Regione Lombardia verranno stravolti gli equilibri, quantomeno rispetto alla precedente elezione, quella del 2010. Avete visto questi dati? Ieri è uscito l'ultimo sondaggio SVG che dà il PD come primo partito con il 27%, l'IDV invece perde molto, dal 6 passa al 3, SEL dall'1,4 passa al 6,5. Noi siamo al 2,5. Gli altri, 2,5. Esatto, voi siete negli altri, dal 2,8 passano al 4, quindi comunque si guadagna. Il totale del centro-sinistra è il 40%, 40,5%. Il centro-destra, il totale è il 30%, quindi 10 punti in meno. Ricordo che nella precedente tornata Formigoni vinse con il 58,2, il centro-sinistra restò fermo al 33%. Il PDL prenderebbe il 12,5%, meno della Lega che prenderebbe il 15%, entrambi meno del Movimento 5 Stelle che arriverebbe al 18%. Pazzesco, cioè una rivoluzione, sì, poco tempo rispetto alla, a... alla fine della elezioni. Seconda Repubblica. No? Che ne pensate? Vado di qua perché in questo caso se così fosse la fotografia... sareste sconfitti e dietro ad altri partiti come il Movimento 5 Stelle. Beh, sicuramente il sondaggio non è un po' allarmante, è terrificante. Adesso io non so se il dato è quello lì, sicuramente il nostro ragionamento va fatto sul dato storico del centrodestra in Lombardia, che era un dato che era come PDL o come Forza Italia DN, era un dato sostanzialmente che era sempre stato intorno al 35%, per cui anche se fossimo al 18 al 20% non è che per noi sarebbe una... Voi passereste dal 31,8 al 12,5, ecco. Quindi perfetto. Perdete più quindi non metà. È che se oggi fossimo al 20% io sarei particolarmente contento. È chiaro che noi subiamo una flessione, un crollo importante, bisogna lavorare perché questo non accada in termini così forti, che in futuro invece non accada per niente. Perché, evidentemente c'è un tessuto sociale, popolare, economico in Lombardia che si è sempre riconosciuto nel centro, in Lombardia e in Italia, ma praticamente in Lombardia nel centrodestra. È chiaro che in questo momento non siamo riusciti a dare risposte, non siamo neanche stati aiutati probabilmente da un'attività comunicativa disastrosa che ha il nostro partito. Evidentemente dobbiamo invertire una tendenza e questo è il nostro obiettivo per il futuro. Ma il successo del Movimento 5 Stelle annunciato, per insomma, salvo che poi Grillo non butti fuori qualcun altro, perché ogni giorno vedete che c'è qualche espulsione dal Movimento 5 Stelle, tant'è, il Movimento 5 Stelle in Lombardia sarebbe davvero una novità. Come lo leggiamo? Cioè solo la rabbia della gente, come la persona che ha chiamato prima, c'è davvero del contenuto, la gente è informata e sa che quel contenuto viene fatto copia e incolla, vale anche per la Lombardia, che ne pensi? Ma io non sono particolarmente preoccupato, nel senso che non rientro tra quel nutrito gruppo di persone che demonizza Beppe Grillo. Beppe Grillo ha un suo partito che fa attività come gli altri, la gente sceglie. Poi possiamo ragionare sul voto. Ma il parallelismo, anche la Lega nacque così. No, io non credo che sia identico, nel senso che la Lega è nata e continua ad avere comunque un'idea ben chiara di come vuole il paese, di come vuole la società, di come vuole la Lombardia. Non so se Grillo ha uno stesso tipo di idea, mi sembra che il movimento di Grillo
ad oggi sia più basato su posizioni contro che non posizioni per. La Lega è vero che ha iniziato con posizioni contro, ma aveva anche chiaro delle posizioni a favore per costruire, poi uno può essere favorevole o contrario, per carità, però c'era un'idea di società e di paese diverso che in Grillo, a parte diciamo il mondo politico della politica, cioè riformare totalmente il mondo della politica, non vedo. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Raffaele da Milano. Buongiorno Raffaele, prego. Volevo fare una domanda all'esponente della Lega. Sì. La mia domanda è questa: ci deve spiegare come effettivamente, ma non solo a parole, come si può trattenere il 75% delle tasse della Lombardia se quando loro erano al governo col PDL e con Tremonti ministro dell'economia non sono riusciti a fare, anzi addirittura Tremonti aveva addirittura sottratto alla Lombardia 1,2 miliardi di euro per motivazioni varie. Allora, adesso che sono all'opposizione mi devono spiegare come possono farlo questa cosa, ma dice, non solo non con le parole, prima, ma con i fatti, con degli elementi che si possono constatare, non con parole e basta, perché con le parole tutti siamo capaci di fare il programma, ma poi mantenerlo il programma. Sono d'accordo con lei. Allora, dice, quando c'erano tutti gli ingredienti buoni, non ce l'abbiamo fatta, i lombardi non sono più ricchi di prima, come farlo adesso? Allora, in parte ho già risposto prima, nel senso che ribadisco, la Lega insieme al PDL ha già cambiato due volte. Una volta ha fatto la riforma della Costituzione ed è stata bocciata da un referendum popolare, quindi insomma, noi lo sforzo, non si era mai chiamato la Costituzione, noi l'abbiamo fatto, è stato bocciato. Adesso c'è il federalismo fiscale che... Era un sacco di roba, tra cui appunto c'era la devolution e la riduzione del numero parlamentari, è stata bocciata. Ma era un sacco di roba, infatti io parlo di una riforma complessiva della Costituzione che non era mai stato fatto e che noi avevamo fatto, è stata bocciata sul referendum popolare, quindi ci si adegua ovviamente. Questa volta è stata approvata una seconda strada, cioè un cambiamento con, non più cambiando la Costituzione, il federalismo fiscale. È stato approvato, bisogna attuarlo, il governo Monti non lo sta attuando. Se attuassimo il federalismo fiscale, solo l'applicazione dei costi standard provocherebbe una diminuzione della spesa incredibile. Non ci siamo riusciti, non per colpa nostra ritengo, però perché una volta te l'hanno bocciato, l'altra cioè, volta al signore dice, adesso proviamo in regione. Il provvedimento concreto qual è? L'abbiamo scritto. Era una delle tre proposte su cui noi raccoglievamo le firme. Quella lì è una proposta di legge di iniziativa popolare. Quando andrà a Roma, basta che i partiti la votino. Se i partiti, che in quel momento, quando se ne discuterà, saranno a Roma, nel momento in cui si vota, alzano la mano per tenere il 75%, non in Lombardia, ma per tenere il 75% in ogni regione, là dove viene creata la ricchezza, diventa legge, ci teniamo 75%, non è una roba da scienziati, si fa. Beh, insomma, di sicuro è stata detta e stradetta, tanto per dirla, perché poi non è mai arrivata in sempre concreto. Sulla situazione della Lombardia, la Lombardia ha il 20% della percentuale di sfratti rispetto alla media nazionale, sono 13.000 sfratti esecutivi quest'anno. E la situazione delle case in Lombardia dopo 17 anni di governo della Lega non è mutata, anzi è peggiorata. Io abito nel Lodigiano, insomma San Giuliano, ci sono case, infinite case, schiere di villette, schiera sfitte con le immobiliari addirittura che non hanno più soldi per andare avanti. Tanti a parte. Cioè, qui c'è un problema della casa enorme in Lombardia. Il privato sarà difficile che la regione possa intervenire. Non dico che devono intervenire. Meno che voi non volete espropriargli l'appartamento. No, ascoltami, però. No, non fare la battuta. Io dico che c'è un problema della casa che sta esplodendo. Su questo siamo d'accordo. E che non si è fatto nulla per la casa in Lombardia, perché non ci sono le case popolari, non l'edilizia. E poi sono state costruite delle case vuote.
che nessuno giustamente compra perché non ci sono i soldi, quindi c'è un problema di emergenza. Però non riesco a capire, scusi, sono, per carità, stavo intervenendo, non voglio interrompere, però prima ci dice che c'è un problema di edilizia, che non vengono costruite le case, poi dopo ci sono le case vuote che la gente non le compra. Secondo me la situazione delle case in Lombardia non è così, nel senso che c'è una situazione che comunque non è ottimale, però rispetto agli anni 80 e rispetto a qualche anno fa sicuramente. Volevo dire questo. In effetti la contraddizione l'avevo percepita anch'io, ce la spieghi? La contraddizione è che non ci sono case per i ceti popolari, no? che hanno sempre più bisogno, c'è invece un'opera di cementificazione di piani del territorio che hanno permesso di costruire anche laddove non si sarebbe dovuto costruire, perché noi abitiamo in una zona che doveva essere agricola, invece hanno costruito magari... Naturalmente, beh, secondo lei c'è una contraddizione. Sì, è la Lombardia in realtà in questo momento... è quello che c'è in Spagna, esattamente quello che c'è in Spagna, che c'è da un lato una bolla di case immobiliari, di case non vendute, e dall'altra parte il governo che ha dovuto frenare gli sfratti perché la gente si uccideva. Io penso che in Lombardia siamo a questo punto perché c'è la disoccupazione, perché c'è la precarietà i nostri programmi... Io credo che la Lombardia, i lombardi si siano più spaventati più che dell'eventuale bolla costruttiva, che pur c'è stata, perché ci sono state in questi anni troppe costruzioni a rispetto Milano, a quelle case ci sono, ma si è spaventato soldi, il lombardo perché si è trovato povero, non lo era mancano mai soldi stato per recentemente, no, questa è la cosa, cioè manca la crescita, manca il lavoro, mancano le risposte. Allora, se invece di tenerci invece di tenerci 35 miliardi, ce ne tenessimo 100, certo, 5.000 case resta, mi perdoni, dopo troppi anni diventa leggenda, la leggenda dopo un po' diventa mitologia. Se la gente ci dà il 20% invece di darci il 50, lo approviamo. Negli altri paesi dove i movimenti che si battono per l'autonomia, come facciamo noi, ottengono più voti, chiaramente se lo ricorda, risultati, libro, a Milano il problema non sono la costruzione delle case. Milano ci sono 5.000 alloggi dell'Alea sfitti, mancano i soldi per ristrutturarlo. Se Milano potesse tenere i suoi soldi, le case le ristrutturerebbe. Se lo ricorda quel libro che pur parla di tradizioni anche mitologiche, che dice la storia diventa leggenda, la leggenda diventa mitologia. È quello, dopo un po'. E questo è quello che dicono a Roma per continuarci a fregare i soldi. No, ma sono io i lombardi che lo dicono, rispondiamo al lombardo, no? Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Brescia. Chi parla? Sono Francesco di Brescia. Di Brescia, quindi è lombardo? Ce lombardo, lo conferma? Sì. La domanda che volevo fare io l'ha già fatto il telespettatore che mi ha preceduto. Comunque anch'io volevo appunto sapere come potevano trattenere il 75% delle tasse e perché ogni volta che la Lega è un po' in difficoltà o all'opposizione ritorna un po' con questi slogan che l'hanno fatta grande, anch'io l'ho votata, ma sulla quale adesso forse è un po'... cioè, non ci crediamo un po', non ci crediamo più. Quando è mi aiuti perché così ci capiamo, anche il nostro esponente può rispondere. Quando è che lei ha capito o ha ritenuto, più che ha capito, che la Lega Nord stesse in questo periodo non rappresentando le sue esigenze, cioè raccontando delle cose che sono condivisibili ma che di difficile attuazione o quello che è, ognuno scelga la sua, non la rappresentano più. Quando? Qual è stato il momento? Fondamentalmente con l'ultima alleanza con Berlusconi fino alla caduta, quando sinceramente, poi anche con i vari personaggi, cioè aver appoggiato comunque il PDL con tutto quello che accadeva, con Berlusconi che andava di qua e di là, con adesso non vorrei dire... E anche abbiamo visto anche cos'è che non vuole dire? Non ho capito, scusi. No, magari che andava donnine, di qua e di là. Dov'è che andava di qua e di là? Insomma, ci sono anche casi Rubi, eccetera, eccetera. Mica faceva solo quello, mi perdoni, cioè era presidente del Consiglio, faceva un sacco di cose, poi dopo quello siamo andati a guardare nel buco della serratura. Secondo me non è serio che un partito politico, un movimento che si batte, dice per il nord, con dei principi che riguardano il nord, e poi alla fine fa un governo con Berlusconi che faceva di tutto meno che governare, e adesso torna a dirci che prima il nord, come lo slogan che utilizzano adesso, cioè adesso si ricorda, visto che penso che perda consenso,
che aveva comunque o ha dei, come si dice, delle ideologie o delle idee da portare avanti. Allora, grazie della telefonata da Brescia. Berlusconi citato è anche nel nostro titolo, perché? Perché dalle file del centrodestra si scopre che appunto il cavaliere torna dal Kenya, dove è stato e dove ha invitato tutti, dicevano i giornali. Dice, si sta bene a Malindi, venite qua. Lei, Osnato, è stato invitato? No, purtroppo no. Bene, nemmeno io. I giochi, dice, si faranno a gennaio, Berlusconi, parlando sì delle primarie nazionali, e questo primarie o no, perché non è detto, cioè le fila si tireranno a gennaio secondo la sua analisi, anche se poi un giorno si tira indietro, un giorno resta, comunque nel partito, anche il nome del partito, ci sono tante cose in gioco, ma anche su che cosa accadrà in Lombardia resta un po' il dubbio, perché dalle file del PDL non è arrivato un nome, c'è la candidatura di Albertini, che però lui stesso lo dice, non è una candidatura di partito ma è una cosa diversa. E quindi cerchiamo un po' di fare il punto anche da questa parte, tra poco. Eccolo qui Berlusconi che dice che i giochi si faranno a gennaio. La preoccupazione, come detto, è che anche in quel di Milano e Lombardia, come dire, se da una parte nel centro-sinistra si sta facendo un gran dibattere, piaccia o meno, sulle primarie, su chi sarà il candidato e così via, anche se siamo a corto di idee perché non sono ancora arrivate, dall'altra parte invece è arrivata la candidatura di Albertini, quasi uno spottone di Formigoni stesso, che il giorno dopo la caduta della Giunta ha detto Albertini è il futuro ed è giusto che ci stia lui, però il partito latita, dico bene? No, non è che latita, il partito ha sicuramente apprezzato l'iniziativa di Albertini e anche quella di Formigoni, perché nasce da una necessità di evidenziare che comunque la regione Lombardia, come tutte le regioni della Lombardia, essendo il motore uno dei motori d'Europa, essendo una regione centrale, ha bisogno di essere soprattutto amministrata, voglio dire, non deve essere un territorio di scontro politico. Ma fine chi è a se il stesso. Candidato del PDL non lo sappiamo. E allora, la candidatura di Albertini è la candidatura di un, come si è definito lui, di un usato garantito, cioè di una persona che ha amministrato una città come Milano, una persona che sa fare l'amministratore. Lui cita sempre questa figura anche ormai abusata dell'amministratore di condominio, comunque sulle qualità amministrative del quale non si può certo non si possono certo negare. A questo punto però lui dice, e io questo lo condivido, io voglio essere un candidato ampio e aperto rispetto ai tradizionali schieramenti. Quello sul quale io faccio un po' fatica a seguire è quello di quasi voler sfuggire da una coalizione di partiti che per me comunque deve esserci, come sostenevo prima. E chi saranno questi partiti? Io il spero. PDL che non si chiamerà. Allora, io spero, PDL, e mi pare che Formigoni ancora oggi lo stia dicendo, io spero che intorno alla candidatura di Albertini possano esserci sicuramente il PDL e spero la Lega, senza nulla togliere ovviamente alla candidatura di Maroni, che anche lui ha dimostrato in passato di essere un ottimo ministro. Quindi secondo me, al di là delle impuntature giuste di ogni singola forza politica, secondo me bisogna cercare di trovare quella che è la soluzione migliore per ben amministrare la Lombardia e non per affermare le proprie identità, che comunque sono legittime e giuste, però voglio dire, forse bisogna dare ai cittadini lombardi una prospettiva di buona amministrazione, insomma. Qui sarebbero i più classici dei due galli nello stesso pollaio, cioè o Maroni fa un passo indietro o Albertini accetta di sottostare a Maroni. Solo poi due galli, due pollai. Adesso cioè, sono due, ma se si volesse pollaio, sarebbe uno il pollaio. Infatti, guardi, io sono abbastanza... questa bruttissima metafora. Laico, è brutta, su questo, però nel rende senso, l'idea. Nel senso, io credo che bisogna dare soprattutto una prospettiva. Bisogna uscire un po' dal tatticismo e pensare a una strategia più a lungo termine. Io dico, se si trova intorno alla candidatura di Albertini, loro magari punteranno più alla candidatura di Maroni, una coalizione ampia che non sia solo la coalizione per dire vinciamo o perdiamo di meno, ma sia una coalizione per dire in Lombardia continuiamo una buona amministrazione e magari puntiamo anche a un scenario nazionale più ampio, bene, se bisogna stare dietro ai giochetti si può anche perdere, non è che si muore se si perde. Noi per esempio una parte del PDL sabato prossimo farà una manifestazione che si chiama sempre con gli italiani, mai più con la sinistra, perché evidentemente anche l'esperienza del governo Monti è un'esperienza che non tutti abbiamo digerito, non tutti abbiamo compreso, e speriamo, a fronte anche di alcune spinte pro Monti che ci sono anche nell'ambito del centrodestra, di andare a un governo più politico la prossima volta, che metta da una parte il centrosinistra e da una parte il centrodestra. Alzo la cornetta, pronto, chi c'è in linea?
Pronto? Pronto, non ce l'ho la cornetta, però ci stava bene, no? Negli anni 80 c'era il telefono finto che uno diceva... Pronto? Dica, buongiorno! Sì, sono Carletto! Carletto, da dove? Sì, allora, di Lecco. Lecco, Lecco. Prima cosa le voglio dire, ho 82 anni. Complimenti, Carletto. Ho visto la democrazia, ho visto il socialista, ho visto la prima repubblica. Le ha viste tutte. Adesso è un casino. Sì. Non ho mai visto un casino come adesso dei politici. Chi le piace, Carletto? Promettono. L'hanno sempre fatto. Chi le piace? Voglio dire a quelli della Lega, sì, che adesso io ho sempre votato Lega, sì, ma da quando si sono fatti comandare da Berlusconi, sono finiti. E le dico a quelli del PDL, sì, se continueranno a avere il padrone Berlusconi, finirà anche il PDL. Sì. Arrivederci. Ciao Carletto, arrivederci. Pronto, altra telefonata. Pronto, buongiorno Stefano, sono Roberto di Bergamo. Roberto di Bergamo, dica. Niente, volevo fare una domanda all'esponente della Lega, però volevo sapere anche il parere degli altri, se è possibile. Dai. Perché non c'è mai un dibattito alla televisione su questi argomenti. Dica. Volevo sapere cosa ne pensa di estendere lo statuto speciale a tutte le regioni, cioè fare tutte le regioni a statuto speciale per evitare il federalismo. Sì, e che poi... sarebbe, è un escamotage già detta in altre, per arrivare allo stesso risultato, cioè la regione alla fine diventa uno staterello un pochino più indipendente di quanto non è adesso. Ma diventa uno stato, non uno staterello. No, ma come logica In quanto a PIL compete con qualsiasi regione in Europa? Magari. Sarei ben d'accordo. Si parla spesso dello statuto di autonomia della Sicilia. Io, fosse per me, lo prenderei subito. Poi bisogna chiaramente farlo applicare. Però quello sarebbe un'ottima cosa. E chiede anche agli altri, giustamente il telespettatore, sarebbe una linea. Io toglierei lo statuto speciale alle regioni. Ma è d'accordo che le regioni devono essere un pochino più indipendenti, dare meno allo Stato centrale, decentralizzare lo Stato, scelga la formula. Io penso che tutto il discorso sul federalismo fiscale sia stato un discorso molto sbagliato, che ha danneggiato molto. Anche un po' ha influenzato anche abbastanza la sinistra. Io credo molto alle autonomie locali, ai comuni. Il nostro, anche per tradizione storica, l'Italia è l'Italia delle 100 città. Quindi più che la centralità nella regione, io vedrei la centralità del governo delle città. E quindi poi un sistema nazionale di fiscalità generale che è attento ai territori, ma che non veda l'abolizione delle regioni, ma che veda la regione un po' come era quando sono state istituite le regioni, il principale promotore di questa regionalizzazione, così come era stata ispirata dalla Costituzione, è stato il Partito Comunista, che non voleva delle regioni autonome, ma delle regioni che avessero delle materie concorrenti, però all'interno di una unità nazionale. Io tengo regioni, comuni, province, poi ognuno ogni giorno ne sentiamo di diverse. Però siamo tutti d'accordo che bisogna aggiustare un po' il tiro di come è amministrato lo Stato. Chiedo soltanto a te, qual è la ricetta che preferisci? Io vorrei che ci fosse un po' più di sobrietà nei modi con cui si affrontano i temi dell'ordinamento dello Stato. Faccio un esempio veloce così almeno capiamo perché secondo me oggi stiamo affrontando la riforma istituzionale del Paese in maniera sbagliata e stiamo facendo una serie di danni profondissimi. Abbiamo tolto recentemente la rappresentanza, abbiamo dimezzato la rappresentanza nei consigli comunali delle nostre città per quanto riguarda le assemblee democratiche. Sì. Piccolo comune, 5.000 abitanti, va al rinnovo, prima i consiglieri erano 14, oggi diventano 7. Certo. Tutto questo l'abbiamo istituito sotto il titolo dei costi della politica, sì, quando un consigliere di quel comune percepisce circa 100 euro l'anno lordi, la faccio così grossolana. Allora noi, partendo da lì, abbiamo innescato un processo di tagli, di sfregi all'ordinamento istituzionale che è sempre in equilibrio, perché quando costruisci un ordinamento c'è l'equilibrio come il corpo umano, se ti tagli un braccio alla fine non stai in equilibrio. E abbiamo cominciato ad intaccare
quello che è il sistema della rappresentanza democratica dei cittadini, quella partecipazione di cui parlavamo prima, dicendo che quello era uno spreco e che quello che era un costo. Non solo non è un costo, vedremo nei prossimi anni come quel tipo di riforma sarà un appesantimento dei costi delle amministrazioni locali, e abbiamo chiuso le palestre democratiche di partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Quindi, noi, no, venga al dunque. Quindi, se no, sembra, quello è il punto di partenza, perché non voglio fare il vendola chiaramente, però quello vendola, è fondamentale. No, è fondamentale, perché tu, se tu fai un ragionamento di quel genere e poi a cascata lo riporti sul livello delle province, sul ragionamento delle regioni, tu spacchi quello che è l'ordinamento dello Stato, che si fonda per Costituzione sui comuni e sugli enti locali. Un armageddon incredibile. No. Questo ma è così. Cosa va cambiato, non è che si può stare così, questo, se no non saremmo... Così. Dire che allora, lo Stato costa troppo. Se tu fai una modifica dell'ordinamento, lo devi fare partendo quello che è definito il codice delle autonomie. Devi cominciare a dire il chi fa che cosa nei diversi ordinamenti e non togli le province e fai un ragionamento così pressapochista rispetto quindi a quello che sarà l'esercizio. Non le piace come sta facendo il governo Monti? Non da le punto piace di vista ordinamentale, di no. Regioni autonome. Da punto di vista ordinamentale, no. Se è possibile, se fosse il caso, c'è deve essere un ragionamento di togliere alcuni privilegi che alcune regioni hanno avuto ed inserirne per altri, come per la regione Lombardia, sul tema del federalismo, sul quale si può fare un passo in avanti. Resti in linea chi ha il telefono, ultima pubblicità, poi ci sentiamo tra poco. Di nuovo in diretta, pronto chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Senta, sono Piera di Saronno. Benvenuta da Saronno. Senta, le volevo fare un plauso a quel ragazzo della Lega Nord. Ah, Iezzi, vuole, le piace Iezzi, perché? Ecco, le voglio fare un plauso perché sta dicendo delle cose sensate e concrete. Prima cosa. Prima. La Lega ha fatto delle buone proposte, ha fatto anche tanto e tanto e tanto per Milano... Sulla nostra sicurezza. Purtroppo è arrivato il problema dei Monti, salvatore dell'Italia, della patria, di chi sia, ha tagliato tutto, giusto? Ecco, allora le vorrei dire a quella signora che aveva telefonato che la Lega sta con quei forti, con la Lombardia, col Veneto. Io ho 70 anni e le ricordo che ho lavorato 61 anni, ho cominciato 10 anni e ho sempre pagato per il Sud e lavoravo con i napoletani, con bravissime persone, però non ammettevano anche loro, ormai basta, è ora di finire ragazzi, perché qui non ci salviamo più neanche noi adesso. Va bene, grazie, ce n'è un'altra di telefonata, pronto? Sì, pronto? Chi parla? Buongiorno. Sì. Buongiorno, sono Giuseppe da Cologno Monsese. Giuseppe, dica. Senta, io volevo chiedere una cosa, come mai non avete lì un cittadino normale, cioè un cittadino, una rappresentanza di cittadino? Grazie. Scusi, mi definisca un cittadino normale. Un cittadino, sa, non politico, non quelli che sanno, perché abbiamo visto che quelli che sanno, alla fine dei conti, non è che, cioè fanno politica, però oggi abbiamo visto sui giornali che... il debito pubblico è aumentato nonostante diciamo Giuseppe tutte... ma va da sé, è perché questa è una trasmissione di attualità che passa attraverso la politica, è come chiedere a una partita di pallone perché non ci mettiamo dentro un tennista, che vuol dire? No, per avere magari lì anche un dibattito tra ad avere un dibattito tra un politico magari e uno così che la pensa come uno in mezzo alla strada, ecco, un cittadino qualsiasi. Ma l'occasione questa telefonata l'occasione di far sentire la voce dei cittadini, per cui credo che la telefonata possa essere... Ne prendiamo un altro di cittadino normale della strada, speriamo non stia in strada. Pronto? Sì, pronto. Chi parla? Io sono Vincenzo, chiamo da Parma. E non sta in strada Vincenzo, sta a casa sua? Quasi, perché quasi io il 17 del mese dovrei andare fuori di questa casa qui dove abito. Dica Vincenzo, perché? Che io quello successo? Che voglio dire, a parte, posso parlare? Sì, dica. Ok, allora, a parte tutto quello che mi succede da 4 anni a questa parte quando ho accettato la mobilità... Io vorrei parlare con quei signori lì che stanno lì a promuovere ancora Formigoni e Albertini, che sono quelli che si sono mangiati i soldi della Lombardia,
Con quale coraggio si mettono davanti alla telecamera a fare ancora queste promozioni? Ma anche i signori della Lega, perché non ce li siamo scordati i soldi che Bossi dava a suo figlio, e non venivano dalla Lombardia, venivano da Roma, per cui è inutile che stanno lì a dire prima il nord, prima bisogna mettere a posto l'Italia con tutti quelli che ci hanno giocato a casa. Va bene. E poi si parla di politica. Ho capito. Io volevo dire questo, grazie di grazie. Tutto. Se qualcuno riesce a darmi una risposta. La Lega Nord finisce. Io faccio mio, lo dico a te, un suggerimento. Faccio mio l'invito della penultima telefonata, quello che diceva il dialogo. A me piacerebbe interloquire con le persone che telefonano, non dibattere dopo che non c'è possibilità di confronto. Mi piacerebbe confrontarmi con loro per poter chiarire alcune cose. Per esempio il discorso di Bossi, che oramai mi sembra già abbondantemente chiarito, nel senso che a parte che Renzo Bossi, a differenza di Penati, a differenza di tanti altri indagati in Consiglio regionale, è l'unico che si è dimesso da consigliere regionale senza più prendere lo stipendio e senza neanche arrivare al vitalizio. L'unico. Quindi a questo ragazzo, ma lui il vitalizio lo prende. Ma lui il vitalizio lo prende. Ma lui il vitalizio. Sì, sì. No, prende il vitalizio. No, attenzione, in teoria non lo prende, nessuno. Sola ha scelto di andare via prima. Il vitalizio chi ha fatto due mandati lo prende. Chi ha fatto due mandati lo prende. Se vuoi te lo spiego io. Voi chi ha fatto due mandati lo prende. Chi ne ha fatto uno, Monti l'ha tolto, ma è incostituzionale, vedrai che lo prende anche chi ha fatto un mandato solo. Questo lo vedremo tra un po'. Però deve aver passato la metà sola e sicuramente fuori dal gioco. Questo lo vedremo tra un po'. Questo lo vedremo. Vabbè, insomma, ho capito, ha risposto così. Aggiungo, ho capito, la questione avere qui il cittadino, come dice il telespettatore da casa, è difficile. No, ma io non voglio avere qua il cittadino, vorrei confrontarmi con loro. Qualora ci fosse uno che non è politico ma fa l'avvocato, ci sarebbe quello che fa l'operaio che dice no, però io non sono rappresentato. Se ci fosse l'operaio ci sarebbe il commerciante che dice no, è io che sono. Ci sarebbe altrimenti lo studente o il precario che dice sì, ma io non sono rappresentante. Capite che non è realizzabile, è un'invenzione. Che bello confrontarsi col politico, ma non è possibile nel modo in cui tutti sognano di farlo, cioè trovarsi di fronte al politico e riempirlo di insulti. Questo è quello che sogna di fare la gente adesso. Dico male, vuole replicare sulla questione dei vitalizi? No, non è una precisazione. Nessuno di noi percepisce il vitalizio. Percepirai? Nessuno di noi percepirà il vitalizio. Stai scherzando? Perché, primo, c'è un decreto che è in trasformazione attualmente in Parlamento, già passato alla Camera e che passerà anche al Senato, è in discussione attualmente al Senato, che toglie il vitalizio anche a quelli che erano di seconda legislatura, quindi non solo per questa ma anche la precedente, perché il decreto dice, e quindi la legge che sarà convertita, 10 anni per avere il vitalizio dopo i 65 anni. E comunque, anche qualora non passasse, il vitalizio non scatta immediatamente, perché ci vogliono almeno 5 anni, scatta il diritto ma devono essere pagati gli altri 2 anni e mezzo di contribuzione, e che quindi sono, se non mi ricordo bene la cifra, sono 70-100 mila euro, una cosa di questo genere, che devono essere fatti. Quindi il vitalizio non c'è attualmente, salvo, e non ci sarà neanche Confermando quello che dicevo io, che il governo Monti ha tolto il vitalizio, però appunto è una legge che è ancora in discussione e che, come sai, è a rischio di costituzionalità, però l'ha tolto, che la Regione Lombardia ha tolto il vitalizio dalla prossima legislatura, quindi i prossimi consiglieri non piglieranno più il vitalizio, e che quelli attuali, contribuendo, potranno prendere il vitalizio a 60. Pronto, chi c'è in linea? Pronto. Buongiorno. Buongiorno, a 30 secondi. Sì, sono Gianni da Milano, pensionato. Sì, dica. Dopo il furto organizzato dal governo Monti, tagliare quel minimo di aumento per i pensionati, non per un anno, per 2 anni, io invito tutti i pensionati a non votare, perché questo accordo è stato appoggiato sia dal PDL sia dal PD. Questa è una cosa assurda, mettere le mani nelle tasche dei pensionati. Noi non possiamo dire di non votare fa votare gli altri, fa scegliere quelli che hanno già scelto, lo capisci? No, lui dice non votare, basta. 5 euro a voi politici, per quale motivo? Diteci un motivo, perché motivo non torniamo indietro e diamo questo 1,5% all'anno, questa indennità che ci spettava e che è stata bloccata per 2 anni?
ci mettete alla fame, noi siamo, non abbiamo voce in capitolo, però siamo milioni di persone che non andranno a votare. Non sono d'accordo su non andare a votare, mi dispiace, ma non è una cosa intelligente. Osnato, Iezzi, Sant'Antonio Capelli, grazie a voi signori di essere rimasti qui con noi. Vi invito a restare sulle nostre reti, eventualmente a dare uno sguardo a telenova.it, che adesso vi faccio vedere, eccolo qua, il nostro sito internet. Questa sera il film Il cuore altrove, regia di Pupi Avati, sempre sul nostro canale 20.45, Nova Stadio Sprint, prima 19.45. Grazie a voi dell'ascolto e buon pomeriggio. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.